chiama adesso il fratello Domenico della collina Silentium, all'oriente di Pescara. Bravo, hai studiato. Allora, do lettura di quello che è l'elaborato della, della nostra collina sugli strumenti e il metodo martinista. Allora, prima di parlare degli strumenti e del metodo martinista è opportuno fare una precisazione. Il martinismo è una sorta di universo esoterico con una matrice iniziatica profondamente legata alla tradizione. Più che di martinismo si potrebbe parlare di martinismi, perché ogni superiore incognito, iniziatore, filosofo imprime il suo stile personale attingendo anche dalle sue esperienze passate e dunque da altre forme iniziatiche. Ad esempio, in alcune strutture martiniste è presente un rituale quotidiano, tipo la nostra. In altre invece non lo praticano e si affidano unicamente ad un percorso personale di meditazione. Un aspetto fondamentale che costituisce una costante delle strutture martiniste, che altrimenti tali non sarebbero, è il collegamento con il misticismo cabalistico cristiano, che a sua volta presenta numerosi addentellati imprescindibili con alcune forme di gnosticismo. Lo gnosticismo antico è caratterizzato a volte da una pletora metafisica con una moltiplicazione di enti, di cosmogonie, di passaggi che rendono questi sistemi molto complicati e spesso con aspetti anche contrastanti fra loro. Lo gnosticismo più vicino al martinismo è quello di Valentino, uno dei primi gnostici, che sosteneva di aver appreso la dottrina da un certo Teudas, il quale a sua volta diceva di essere discepolo diretto di San Paolo. È davvero sorprendente che in alcuni passi delle lettere di San Paolo si anticipino già una terminologia e dei concetti che sembrerebbero gnostici. Per esempio, quando si parla del Dio di questo mondo e delle potenze di questo mondo, che a concetti gnostici rimandano. Il presupposto ontologico del più puro gnosticismo è una cosmogonia basata sul mito della caduta. Al di là degli espedienti narrativi e favolistici, in sostanza si parla di una caduta dell'anima nella materia, ad opera degli arconti. L'anima, che è un frammento della Divina Sofia, della sapienza divina, è vista come una scintilla che si distacca da un fuoco principale e primordiale per poi perdersi nelle tenebre. La missione del Cristo, il Redentore, il Riparatore, è quello di reintegrare nel loro stato primogenio questi frammenti vaganti, che possono essere stessi frammenti di divinità. Cristo, con la sua discesa in questo mondo, restituisce la possibilità di reintegrazione verso lo stato originario. E questo è il concetto di reintegrazione che ricorre in tutte le forme del martinismo, attuabile attraverso alcuni strumenti e metodi che ci sono pervenuti dalla tradizione, di cui il martinismo ne è una espressione vivente in quanto operativo. Vediamo alcuni di questi strumenti. Allora, la maschera. La maschera è uno strumento antichissimo che ricorre non solamente nel teatro antico, ma anche in molti culti religiosi. Ci sono ancora oggi alcune popolazioni tradizionalmente legate allo sciamanesimo che usano maschere come paramento sacro. La maschera può essere vista sotto due punti di vista. Da una parte vi sono i culti misterici che smascherano tutto ciò che c'è di falso e mettono da parte tutti i condizionamenti esterni che possiamo avere nella nostra quotidianità e che ci vengono imposti dall'esterno o dalle oscure forze degli arconti. L'altro aspetto peculiare della maschera è che, essendo fissa nella sua espressione, porta di per sé stessa a una condizione di umanità ideale, al di sopra del piano personale, di quelle che possono essere le contingenze, il nostro io transeunte e falso. Sostanzialmente, indossando la maschera, l'individuo si smaschera e rivela il suo vero sé, rimasto fino a quel momento incognito. La spada presente sull'ara invece è ciò che permette di discriminare il vero dal falso. È il simbolo dell'illuminazione spirituale, del fulmine inteso come potenza e come agente magico della trasformazione della volontà sul piano sottile.
Per penetrare nel mondo della verità, la spada concentra la sua forza nella punta. Una volta squarciati i veli dell'illusione, la propria forza interiore deve sostenere la capacità di discernimento del bene e del male. Il martirismo dunque è una via cristiana, da quando il Cristo ha squarciato il velo del Tempio nel momento della sua morte. Pertanto anche noi siamo chiamati a squarciare il velo che ci separa dalla verità con la nostra spada. Anche il mantello è un elemento caratterizzante dal grande fascino. Esso è un involucro protettivo dalle influenze esterne, ma soprattutto con la pratica rituale è proiettato nella dimensione teurgica, diventa il proprio tempio, ricoprendo completamente la persona. Il mantello è il nuovo modo di relazionarsi col mondo, è la veste che coscientemente assumiamo per i nostri fini evolutivi. Esso è quindi l'aspetto, il comportamento con cui gli iniziati scelgono di apparire ai profani. Il cordone che cinge i fianchi è la ricerca dell'uomo nell'uomo, perché il primo passo da compiere sta nella conoscenza di se stessi. Infatti, è bene ricordarlo, il nostro percorso è in prima battuta quello della reintegrazione dell'uomo nell'uomo. Prima di dar corso a quello dell'uomo nel divino. Si tratta di una ricerca che non è rivolta agli aspetti materiali, ma guarda alla scoperta della vera essenza dell'uomo. È la volontà di ricercare e ritrovare la scintilla divina che è in noi, il desiderio dell'uomo volto alla reintegrazione con la divinità, è uno sguardo verso l'infinito, l'annullamento dell'io per abbracciare l'amore assoluto. Indossare il cordone significa desiderare di partecipare alla divinità nella divinità, la più sublime delle intenzioni dell'uomo. Ma il cordone è anche la fratellanza, una condivisione iniziatica guidata da sapienti maestri da vivere insieme ad altri fratelli che percorrono il medesimo cammino. A questo punto non si può non parlare di uno strumento principe per il martinismo, perché se si parla di fratellanza si deve parlare anche dei momenti di condivisione del metodo martinista con i fratelli, ossia il rito. Se è pur vero che la via del martinismo è anche una strada individuale, e certamente lo è per quello che riguarda l'evoluzione personale verso livelli di coscienza superiori, è altrettanto vero che la dimensione comune della condivisione slancia l'anima del singolo verso l'alto. Il rituale quotidiano è il fuoco che alimenta la volontà, è la progressiva affinazione, è la purificazione che aiuta a togliere le zavorre che tengono ancorata l'anima sul piano materiale, è la goccia che rompe la pietra. Il rituale giornaliero è il mezzo necessario per superare le barriere poste dagli strati più densi della materia, per arrivare a percepire quelli più sottili. Il rito giornaliero è un elemento fondante che prepara il rito che si svolge nelle tornate di loggia. Solo in questo modo si può attingere alla fonte rigeneratrice che emana dalle egregore della fratellanza martinista. Il rituale che si svolge durante gli incontri di loggia si compie entro un perimetro sacrale, mirabilmente sintetizzato dall'altare, summa del simbolismo martinista. In tal senso, l'altare diventa lo scrigno di una tradizione, dalla sicura matrice iniziatica e segno di un'altrettanto sicura successione esoterica. L'altare diviene quindi uno spazio sacro che racchiude e protegge gli emblemi del martinismo e gli strumenti rituali. Questo significa che essi sono nascosti ai profani e riservati agli iniziati, ma significa anche che appartengono alla tradizione, di cui sono strumenti essenziali per il compimento del lavoro. La creazione è il frutto di una forma pensiero del creatore. Per comprendere questa dimensione e per partecipare al logo, la creatura, l'uomo, deve capire cosa ha pensato Dio nel momento della creazione e come ha pensato. In questo modo
seguendo questa ricerca, si può arrivare ad intuire un barlume di conoscenza da condividere col divino. La nostra origine spirituale comune si manifesta nella luce. Noi siamo fiammelle, frammenti di questa luce infinita. La nostra aspirazione è il ricongiungimento con la luce, madre e padre. Ad accomunarci tutti, fiammelle e luce divina, sta l'olio che alimenta la nostra fiamma. Il Logos, il Verbo, o meglio il Verbum, trattandosi di qualcosa di interiore, quindi espressione non linguistica, che il nostro venerabile ordine identifica nell'incipit giovanneo e pone in ogni rituale. Lo sforzo che compie il martinista per seguire questa aspirazione, più propriamente detta desiderio, ha bisogno anche di sostegni ben strutturati dal punto di vista iniziatico, mistico, speculativo e dottrinale. Ecco perché il martinismo dà un'estrema importanza alla pratica della Cabala cristiana. In effetti, la Cabala cristiana è da un lato un prodotto tipico della cultura giudaico-cristiana, ma al tempo stesso è anche una dottrina universale, uno strumento che permette di elevarsi al di là di quelle che possono essere le forme religiose contingenti. La Cabala è un complesso di vie, con scuole diverse, a seconda delle epoche e dei contesti geografici, ciascuna con diverse tecniche di concentrazione e preghiera. Fondamentalmente tutte le tradizioni cabalistiche usano tecniche di visualizzazione e recita di mantra, vale a dire di nomi divini, e loro permutazioni, che consentono di saltare ad un livello, da un livello inferiore verso un piano superiore. Il martinismo ha attinto a piene mani da questa tradizione, ed in particolare da quella cristiana, riprendendone molti strumenti e forme di meditazione, soffermandosi particolarmente sulla mistica dei nomi, angelici, sullo schema delle 10 sefirot, usando gli apparati speculativi per interpretare i diversi piani della realtà, i cosiddetti mondi, e anche per comprendere altre tradizioni religiose. Dall'albero sefirotico alle lettere ebraiche il passo è breve, ne è emblema il tetragramma, espressione di potenza molto grande, vivificata dallo scimmio. Ma l'efficacia, la forza, la potenza dell'invocazione dipendono dalla pratica e dalla maturità dell'operatore, perché un bicchiere e una brocca possono essere pieni entrambi, secondo le loro capacità, ma il bicchiere è meno capiente della brocca. Sta alla brocca, che è più avanti nel cammino iniziatico, riversare l'acqua della conoscenza ai fratelli più piccoli, e questo è il ruolo del maestro, della guida. Ognuno si riempie di sapienza in base al proprio livello di coscienza, in quanto essere perfettibile. Una delle costanti più ricorrenti che ricorre in più tradizioni è l'idea della via del cuore, che è di risalita verso l'assoluto attraverso il pilastro centrale dell'albero sefirotico, una colonna invisibile che simboleggia la via cardiaca attraverso la sefirà di Tifaret, che è il Dio sacrificato e redentore, ma vi è ugualmente il percorso del pilastro centrale che comprende la sefirà d'Al, che prelude a un percorso di via secca. Sottolineati questi aspetti, si comprende come il metodo martinista sia un percorso completo, adattabile alle singole connotazioni personali, e gli strumenti, poveri all'apparenza, offrono lo spunto per affacciarsi a piani più complessi di operatività, in quanto, giova ricordarlo, il martinismo non vuole essere speculazione filosofica, ma operatività. Permetto due semplici riflessioni in merito a questa relazione. Al fratello che si associa al martinismo, già al momento dell'associazione vengano disvelati gli interi simboli che lo guideranno nell'opera di reintegrazione.
noi non abbiamo certamente la pretesa che il fratello in qualche modo gli assimili, ma l'importanza di questo disvelamento risiede nella considerazione che è dal fratello associato che si costruisce l'iniziato e che quindi tutto il lavoro martinista successivo è un lavoro che si basa proprio sull'implementazione, lo sviluppo, la riflessione, la ricerca in questo quadro perimetro simbolico. Non nascondiamo per poi tirare fuori dal cilindro il coniglio successivamente. Tutto è evidente visivamente al nuovo fratello, che dovrà cercare di renderlo evidente anche spiritualmente. La seconda riflessione, da vecchio Forrest Gump dell'esoterismo italiano, che casualmente si ritrovava sempre un pochettino ovunque, per poi rimanere sempre solo con se stesso, è che il martinismo, che è pratica, il martinismo se correttamente inteso, pratica di lavoro individuale, a differenza di tante altre scuole più o meno esoteriche, più o meno spirituali, non va a ricercare fratture interiori. Mi spiego altrimenti. La reintegrazione che il martinista anela è una reintegrazione che parte dalla consapevolezza, senza alcun giudizio morale, di ciò che è in quanto tale nel momento in cui decide di avanzare, impegnarsi lungo un percorso. Ai fratelli dico sempre: costruite da un punto di vista cartaceo, figurativo, una piramide dei vostri bisogni, delle vostre necessità, dove all'apice, parto dalla presunzione che a un iniziato all'apice inserisca la ricerca spirituale, lo so che sono un guaribile ottimista, però così è, dove all'apice abbiamo la conoscenza, la ricerca spirituale, e chiedetevi se tutto quello che sta sotto è più o meno funzionale a questa vostra prospettiva di vita, ma senza giudizio morale. Interrogatevi semplicemente se vedete che in quel momento avete altre esigenze impellenti a livello di dimensione umana e che tutto ciò contrasta con una vita di disciplina ed educazione interiore. Tranquillamente uno dice: oggi non fa per me. Non significa che un domani faccia per lui o faccia per me, significa che in questo momento non ho quelle risorse psicologiche, materiali, spirituali per impiegarmi lungo un cammino. D'altro canto, essere iniziati non l'ha ordinato il dottore, come il dottore mi ordina tante cose, ma non mi ordina questo. E d'altro canto, la Costituzione italiana non obbliga necessariamente ad iniziare, almeno per il momento. Poi tra riforme varie può anche essere. La seconda riflessione che emerge è come il martinismo sia un perimetro iniziatico, simbolico, spirituale, originariamente integralmente connesso con quella che è la tradizione nelle sue varie forme cristiana, che come abbiamo detto non è quella cattolica. Nel fulcro, il fulcro del simbolismo martinista è quella che noi correttamente chiamiamo formula pentagrammatica, che non è un'invenzione tardo ottocentesca da parte di personaggi più o meno variopinti, ma la ritroviamo nell'alchimia, in tavole
in dipinti alchemici, la ritroviamo nella Cabala cristiana con personaggi come Tico della Mirandola e Ficino, cioè non è che si sta parlando fondamentalmente di Filippo Goti o di Pino Ferri, con tutto il rispetto per Filippo Goti, però detto questo si sta parlando di personaggi che hanno lasciato un'impronta all'interno della filosofia europea. La ritroviamo ancora prima nell'ognosticismo, come ha detto il caro fratello Domenico Alessandrino. Mi ricordo che c'è un passo di Basilide dove parla di questo eone Cristo che, discendendo di manifestazione in manifestazione, giunse all'ultimo cielo, governato dal Dio dell'Antico Testamento, che è Yod e Pau e Dio tetragrammatico, e assunse forma di una fiamma, che è la Shin. Tanto è vero, nelle rappresentazioni canoniche della formula pentagrammatica martinista, la Shin è rossa, le lettere tetragrammatiche sono nere, a rappresentare quello che è il dispiegamento polare della manifestazione. La manifestazione è questa, cioè gli elementi del quaternario, elementi del quaternario inferiore. La Shin rappresenta invece questo fuoco spirituale che è in grado di trasmutare questi elementi rossolani in elementi nobili. Quindi è questa la reintegrazione. È una reintegrazione che si svolge su un doppio binario: l'uomo nell'uomo, attraverso una presa di consapevolezza autonoma e individuale, e progressivamente dell'uomo nel divino. C'è bellissimo della Kabbalah, se ben ricordo, di Luria, un passo che dice: il santo verrà, Kadosh verrà, quando saranno già tutti Kadosh, cioè il santo verrà quando saremo tutti santi, per indicare che c'è un incontro fra l'uomo e il divino, un incontrarsi. Non c'è né un atto devozionale, non vi è neppure una qualche forma di divina provvidenza che è tutta. L'iniziato martinista è una persona consapevole che nessuno potrà mai svolgere il lavoro che egli stesso deve svolgere, neppure il suo iniziatore, che già deve svolgere il suo, e che comunque ha solamente la funzione di testimoniare se stesso. Infatti il fratello parlava di martinismi. Questi martinismi si ricollegano non solo generalmente alla diversa genesi che ha avuto il martinismo, ma alla difforme e logica sensibilità dei vari iniziatori, dei vari servitori incogniti, perché ognuno ha avuto un percorso individuale all'interno un'unica direzione. E mi permetto questa osservazione: in genere è la lama numero 9 dei tarot che viene associata al martinista, l'eremita che è avvolto in un mantello, ha un bastone. A me piace l'immagine, il nodoso bastone, bella, più poetica, più arabescata, più barocca, con quale si muove nella notte e ha in mano una lanterna. In genere, come ho avuto modo di dire venerdì, si tende a sottolineare che questa lanterna rappresenti la coscienza, la conoscenza individuale che permette di illuminare le ombre del mondo della materia, del mondo dell'uomo, che è un mondo ambiguo. Già siamo ambigui noi stessi, pensiamo gli altri con noi e noi con gli altri. C'è sempre questo binomio io mio, io gli altri. Ma in realtà questa lanterna, nella profonda notte della vita, ha anche la funzione di testimoniare ad altri lontani viandanti che vi è qualcuno come loro impiegato lungo il cammino. È la terza gemma del Buddha, la scuola. In mancanza di tutto questo supporto
filosofico, simbolico, non siamo in un perimetro, a mio avviso, né tradizionale né squisitamente nativista. Ed è qui che mostrano il proprio tallone d'Achille certi presunti filosofi dell'unità, che, avendo la pretesa di tutto eguagliare per giustificare loro stessi ed eventuali successi in altri ambiti, tutto riducano, tutto livellano, tutto stratificano. Ma però, fratelli ed amici miei, chi ama camminare in montagna, e tutti possano camminare in montagna, sa che per raggiungere la vetta ci sono molteplici strumenti, molteplici vie, e ognuna di esse è cadenzata sul nostro passo, sulla nostra costituzione fisica, sulla nostra capacità di sofferenza, ma in ognuna di esse dobbiamo sempre dare il massimo. E anche questa è la tradizione. La tradizione è unica perché è unico il punto d'arrivo, ma è molteplice perché molteplici sono gli uomini con le loro contingenze ed esigenze. Noi non pensiamo, non pretendiamo e non vogliamo, io sono un perfetto uomo del dubbio, di rappresentare una qualche verità universale. Abbiamo soltanto la modesta pretesa di testimoniare quello che è il nostro percorso.